Bartolo, Dimmi. eccoti qua. Allora, ti presento, ti conoscono tutti, però insomma, sapete, Bartolomeo Allegrini, insomma, uno dei massimi esperti di un approccio clinico integrato, quindi un'esperienza ormai da 6 anni con S-Drive e soprattutto, insomma, esperienza clinica interessante. Ecco, se vuoi dirci la tua e poi iniziamo con i casi che ho scelto. Intanto, come hai detto tu prima, S-Drive ci offre una grande opportunità, è quella che più volte ribadisco, quello di avere uno strumento che possa garantirci, se lavoriamo di squadra, un linguaggio comune che è stato uno dei grossi deficit che ha avuto la medicina integrata nel suo sviluppo attraverso tutte le varie arti che si sono succedute a rappresentarne. Parliamo dell'omeopatia, parliamo della fitoterapia, parliamo della medicina funzionale, parliamo della medicina anti-aging, parliamo della medicina biointegrata che abbiamo visto a questo congresso. Quello che viene a mancare per creare proprio una comunanza ideologica, non solo necessaria a rafforzare quelli che sono dei concetti basilari di salute, ma anche e soprattutto a portare avanti un'idea comunitaria di salute che possa aiutare l'utente a trovare più velocemente la strada. Cioè si è lasciato spazio a troppa variabilità, per cui tutti gli esami valgono, e però alla fine il peso specifico di ognuno di loro perdeva valore oppure non veniva per niente sfruttato. Per cui, e questa è la mia esperienza, no? Perché ho viaggiato proprio attraverso diverse linee e le ho conosciute tutte. E quindi, avendo conosciute tutte, ora che mi sono appassionato all'S-Drive, io dico che abbiamo una grande opportunità, quella di avere uno strumento che possa garantirci veramente di creare un linguaggio unitario, e qui ci vuole il contributo di tutto, dove il protagonista non siamo noi, ma diventa il paziente. E nel momento in cui il protagonista diventa il paziente, e il paziente ci può offrire una grossa opportunità, perché il paziente ci può offrire quello che è valido come certificazione scientifica, cioè la sua testimonianza. E quindi, nel momento in cui noi porteremo avanti questo progetto, e tanti di voi andranno avanti, spero con entusiasmo e spero sempre con maggiore fattività, no? Io penso che abbiamo questa grande opportunità. Cerchiamo di non perderla. Ecco, l'idea di fare queste serate è stata quella anche di costruire un mondo intorno a noi, no? Perché tutti quanti abbiamo bisogno di un guscio, perché il mondo fuori è abbastanza complesso. E quindi chiaramente io, a me piace molto la clinica, ma io vengo da una formazione di medicina interna, ho fatto 8 anni di medicina interna. Per cui poi, avendo avuto la fortuna di avere gestito le terminalità, quindi ho gestito il benessere assoluto, avendo fatto il medico di una squadra di calcio professionista per 10 anni, ho gestito anche. Per 16 anni ho fatto il medico di cure palliative, no? Nonostante avessi potuto fare comodamente il medico di famiglia, invece ho completamente abortito quel certificato di diploma che la Puglia mi ha dato nel 99, perché ritengo che sprecare un ruolo da, senza che si offendano i ragionieri, da medico e quindi da artista, attraverso solamente lo sviluppo dell'area del cervello logico e quindi solo della parte sinistra. No, sinceramente no. Vedete, l'S-Drive ci permette di sviluppare proprio tutte e due, la bipolarità diventa uno. E quindi siamo costretti a usare sia il cervello destro sia il cervello sinistro quando andiamo a leggere un S-Drive. E quindi, diciamo, è una bellissima avventura. Noi cercheremo in queste serate, con i casi clinici che ci proponete, chiaramente di darvi un'idea, come ha detto Giorgio, chiara, abbastanza sintetica e abbastanza semplice di come si legge, chiaramente cercando di fare dei collegamenti, che è quello che ci serve. E vi dico che il mondo di S-Drive è un mondo complesso, è un mondo affascinante, proprio perché è un mondo che ci costringe a sempre più scoperte. E quindi chiaramente questo è importante, perché attraverso questo stiamo esaltando il modello empirico di aristotelica, diciamo, memoria. E fondamentalmente questo ci aiuta, attraverso l'ipertrofia del linguaggio logico-analitico a cui ci ha portato la conoscenza moderna, che è stata
multifrastagliata, è stata multidivisa in 3.700.000 specializzazioni, per cui tutti ormai sanno tutto, ma in verità quando poi dobbiamo unire abbiamo grosse difficoltà. E oggi abbiamo uno strumento che ci permette anche di avere una guida. Cioè, quando Giorgio ha fatto vedere quel filmato che io chiaramente ho videato e poi domani posterò, diciamo, su Facebook, praticamente, ci ha fatto vedere la straordinarietà. Sono già a Pisa in aereo, guarda. Ah, benissimo. Io domani non sono a Monopoli, mi trasferisco, non ti dico dove. Praticamente, dicevo, domani sera c'ho un impegno importante. Vedo che il dottor Marini sorride, ma domani sera io sono chiuso in camera dalle 8 in poi perché ho una malattia e purtroppo me la devo curare bene. Domani sera potrò uscire definitivamente malato oppure potrei uscire sano. Vediamo, voglio dire. Poi chiaramente ho la possibilità mercoledì di farmi l'S drive e quindi questa è una buona notizia. Per cui vi dicevo anche quello che abbiamo visto, la rappresentazione di un'onda, cioè un canale, un'informazione. Cioè noi abbiamo la possibilità oggi attraverso una rete di informazioni, no? Io che sono omeopata, no? Io mi sono strutturato proprio la medicina integrata attraverso le conoscenze omeopatiche che ho iniziato a frequentare già nel 95. E quindi per me, chiaramente, energia e materia sono la stessa cosa. Quindi noi abbiamo la possibilità attraverso S-Drive di strutturare anche un nuovo concetto di materia. Un nuovo concetto di materia che viene attraverso anche il riconoscimento delle diverse priorità che i vari algoritmi creano e che dobbiamo sfruttare assolutamente come informazione, perché quelle sono una guida. E sono una guida che ci possono permettere di raggiungere prima il risultato. Io ho sempre avuto tanti risultati nella mia vita clinica. Vi dico con il cuore in mano che quello che è successo da quando ho S-Drive, che la velocità del risultato è maggiore. Perché S-Drive mi costringe a ragionare e a vedere le cose su più livelli. Non che prima non lo facessi, ma prima dovevo essere io ad andare a estrapolare determinate componenti e poi metterle insieme e quindi non sapevo come indirizzare la priorità. Mentre oggi, attraverso le informazioni che arrivano da S-Drive, noi possiamo fare il contrario. E quindi abbiamo la possibilità di mettere insieme tutto lo scibile. Questa è l'altra bellezza di S-Drive, che non esclude a priori l'importanza della nutraceutica, della fitoterapia, della omeopatia, dell'intervento sul microbiota attraverso i batteri, attraverso i microbi, attraverso tutti i fermenti, tutto quello che vogliamo. Cioè non esclude niente, anzi potenzia l'idea di un lavoro di equipe e anche di un lavoro multidisciplinare, perché spesso dopo l'S-Drive viene anche l'indicazione per poter fare anche altri tipi di consulenze o anche di terapie. Per cui chiaramente capite bene, io penso che Giorgio questa prefazione può essere più che sufficiente e possiamo partire col primo caso clinico, così iniziamo. Allora, una cosa, io non sono riuscito a togliere nomi e cognomi dai report. Perdonatemi, ma non ce l'ho fatta perché ero veramente, ho finito di lavorare praticamente alle 8 e non ce l'ho fatta. E so che anche voi, insomma. Quindi eccomi qua. Allora, primo caso clinico, tanto voglio dire, penso che nessuno vada o conosca le persone. Allora, primo caso clinico. Ma questo l'hai detto in francese praticamente, quindi per non farlo riconoscere. Scherzo. Quindi questo è un caso clinico di un francese dove c'è la sintesi delle proteine. Sistema intestinale che funziona, vedi tu, eccoti qua. Allora, chiaramente quando andate a valorizzare i dati che vi arrivano da un S-Drive, la pagina 3 diventa una pagina fondamentale. È come quando voi avete la prima pagina di un giornale, va bene? La prima pagina di un giornale vi mette dei titoli e qua noi abbiamo dei titoli, ok? Allora, il titolo... Che cosa dobbiamo vedere per prima? Vediamo i sistemi. Vuoi sapere l'anamnesi o no?
Sì, però l'anamnesi, iniziamo secondo me, l'anamnesi, appena faccio un'introduzione iniziale, poi vediamo anche l'anamnesi, capito? Però vediamo già il tipo di lettura, così poi l'anamnesi ci può orientare sul cercare determinate cose. Allora, Giorgio, mi è scomparsa la pagina. Comunque, diciamo, al primo posto, sintesi proteica, leggevo. Al secondo posto intestino, almeno da quello che abbiamo letto, giusto? Sì. Al terzo posto mi sa che c'era detossificazione, o sbaglio? Sì. Oppure vediamo. Ma come mai sei... Aspetta, che non capisco come mai. Aspetta, la ricondivido, eh. Vabbè, tanto io il report. Allora, lo devo andare a riaprire. Vai tranquillo. Allora, sintesi proteica. Intestino ed intestina dovrebbe essere apparato gastrointestinale. Sì. Eccolo Poi sistema surrenalico ed emozioni. qua. Ok. Quindi se vai un po' più giù, Giorgio, sei so. Ok. Allora, quindi sintesi proteica. Intestino ed intestina dovrebbe essere gastrointestinale, Sì. sistema surrenalico e emozioni. Quindi queste sono le quattro priorità. In verità, poi noi abbiamo sempre la possibilità di dare un'occhiata alla pagina 4, dove c'è l'aggiunta solitamente di qualche sistema aggiuntivo a questo, va bene? Però già quando si parte con sintesi proteica, che cosa ci sta dicendo il test? Allora, ci sta dicendo probabilmente, no? Che, allora, sintesi proteica, è chiaro che noi potremmo pensare c'è un'alterata sintesi proteica, ok? Però vi dico, no? E questo è comunque quello che tutti quanti possiamo sapere, perché è giusto, no? Alla fine, sintesi proteica, c'è un problema nella sintesi delle proteine. E potrebbe essere anche che l'organismo di questo signore sta producendo delle proteine anomale? C'è un'alterazione nella sintesi delle proteine perché c'è la produzione, per esempio, di false proteine, perché c'è un fattore tossico ambientale, ci potrebbe essere un'interferenza del microbiota, ci potrebbe essere uno stato di acidosi cronica, ci potrebbe essere la carenza di alcuni fattori vitaminici, no? E quindi chiaramente questa sintesi proteica messa come priorità la dobbiamo ritenere una priorità, cioè non è solo andare a fare un lavoro sulla restituzione di un patrimonio proteico, è quello comunque, poi lo si può valutare. Però visto che dopo il test dice intestino, apparato gastrointestinale, andiamo a capire, ma in questo apparato digerente di questo signore, di questa signora, non so che cosa è, un maschio o una donna, Giorgio, il nome non è un maschio o una donna? Te lo dico, allora, compressa, uomo 54 anni, resistente in Svizzera, Ok, quindi uomo 54 anni. fibromialgia, dolori alle estremità, Vabbè, ora soprattutto vediamo, poi la clinica la vediamo, Giorgio, di iniziamo a va bene. vedere, la clinica poi la vediamo, iniziamo dal ragionamento, capito? Così partiamo dal ragionamento. Quindi dicevo, quindi al terzo posto vi dice surrene, no? Cioè vi sta dicendo due cose importanti, vi sta dicendo da un lato che probabilmente c'è un'anomala sintesi proteica nell'organismo di questo signore, ok? E quindi possiamo pensare anche a uno stato infiammatorio, no? Poi ci dice che c'è surrene. Quindi surrene, capire anche surrene, no? Giusto? Sistema Sarebbe surrenale. Ok. stressogeno. E quindi poi andremo a vedere del surrene che tipo di surrene, cioè la parte adrenergica, o comunque c'è un'ipertrofia di attività, o c'è un'ipotrofia di attività, o ci può essere, per esempio, un completo svuotamento dell'attività. E ora lo vediamo da vari indicatori. E poi ci dice emozioni. Poi ci dice, guarda che
nella traccia che noi abbiamo rilevato dal bulbo di questo signore, c'è nella sua esistenza un filo collegato al cervello emotivo, no? Qualcosa collegato alle sue emozioni, che ancora incide nel suo equilibrio sistemico. Poi dobbiamo essere bravi noi a capire come, dove, perché, va bene? Però ci sta dicendo già questo. Poi, quando noi andiamo a leggere la ruota, no, dei vari componenti, al primo posto, vedete, ci mette la fetta rossa, quello, no, del... metalli tossici. Diciamo, degli ambientali, la fetta rossa, che corrispondono, vedete, ai metalli tossici. Quindi questo signore, c'è una situazione di intossicazione da metalli tossici, perché ve lo mette al primo posto. Cioè, quando ve lo mette al primo posto, questa è un'ulteriore priorità, che quindi ancora di più ci può aiutare a comprendere che probabilmente c'è, no, una linea nella sintesi proteica che è stata interferita, perché i metalli tossici sono fra le azioni che hanno, perché hanno diverse azioni, hanno un'azione teratogena, hanno un'azione allergogenica, hanno un'azione anche di tipo immunotossico attraverso delle modifiche stereoisomeriche che intervengono a livello di sistemi importanti, come per esempio i legami sulfidrilici, che vengono ad essere molto alterati in soggetti che hanno, per esempio, una ricchezza di zolfo. E chi ha una ricchezza di zolfo? Lasciamo perdere le conoscenze delle costituzioni, che comunque vi può aiutare. Ma comunque, se voi andate a pensare a delle strutture del nostro corpo ricche di zolfo, io la prima cosa che penso alle proteine, penso alle articolazioni, no? E quindi, chiaramente, questo vi comporta già un certo tipo di ragionamento. Questo signore ha metalli tossici e sta sicuramente producendo anomalie di sintesi proteica. Andiamo avanti, Giorgio, per vedere il secondo livello. Il secondo livello, poi i metalli tossici andiamo a capire che cosa può essere. Però, allora, il secondo livello ci abbiamo le vitamine. E vabbè, e voi conoscete già la vitamina K1, che chiaramente fa parte delle vitamine che servono, diciamo, per i meccanismi di coagulazione, e quindi come fate a non, diciamo, dare importanza. Poi abbiamo una delle vitamine più importanti, no, nel metabolismo energetico dell'organismo, che è la vitamina B3. Quindi la condizione che si è creata sta portando anche a un discorso di, diciamo, sofferenza vitaminica. La vitamina B3 interviene in molti metabolismi, ma soprattutto la vitamina B3 è una vitamina fondamentale per il metabolismo energetico cellulare, e quindi la carenza della niacina può portare a tante espressioni sintomatologiche che stabiliscono soprattutto col corpo un difetto nella produzione energetica a più livelli, perché la niacina è importante per la pelle, è importante per il sistema nervoso, è importante per l'apparato digerente. Quindi chiaramente noi possiamo avere, cioè, anche queste indicazioni, B3 e B5. Beh, B5 è l'acido pantotenico. Beh, sapete, la B5, l'acido pantotenico, ho visto che ci sono molte donne, no? E quindi chiaramente, voglio dire, dovete considerare che è una proteina importante non solo per la bellezza dei capelli, però è anche quindi per la protezione della pelle, ma anche e soprattutto per la sintesi del metabolismo dei grassi, delle proteine e dei carboidrati. Quindi una buona vitamina B5 sono quindi due vitamine metaboliche. Questo che può significare? Che da un lato abbiamo qualcosa che toglie energia, dall'altro abbiamo qualcosa che non la produce più energia. Quindi iniziamo a pensare che forse ci troveremo di fronte a un paziente che avrà un problema con la capacità di generare energia. E iniziamo a vedere come la genera questa energia. Andiamo al terzo livello, antiossidanti. Cioè una capacità antiossidante che è stata deragliata, se vedete. Perché i tre grandi, sono quattro grossi antiossidanti.
Quindi questo signore come minimo avrà una patologia molto importante, perché ha una carenza del selenio, del sulforafano, perché il sulforafano è un antossidante fondamentale che ha una grossa valenza antinfiammatoria, antibatterica, antinfettiva, ma anche protettiva cellulare, ma è comunque collegato alla linea dello zolfo. E quindi, e poi l'acido lipoico, stiamo sempre parlando qui per esempio di tioli, e quindi il metabolismo, e quindi anche per esempio pensare a una neurotossicità, oltre che chiaramente se avete selenio, sulforafano, acido alfa lipoico e superossido di disputasi, io al primo organo che penso di quell'apparato gastrointestinale che viene citato, io penso al fegato, e penso al fegato soprattutto dal punto di vista di fegato ossidativo. E quindi chiaramente dopo che andiamo a prendere un po' anche la clinica di questo paziente, iniziamo a capire anche i collegamenti che possiamo fare con la clinica, no? Poi andiamo a vedere il metabolismo degli acidi grassi. E il metabolismo degli acidi grassi trova due grandi protagonisti, che sono i due grandi omega 3 del metabolismo. Sono l'ALA3, l'acido alfa-linoleico, il più importante acido grasso. Ahimè trascurato, ma è quello fondamentale, perché da lui parte tutta la cascata degli acidi grassi essenziali. E questo acido grasso, quanto è carente? Come minimo noi manifestiamo stanchezza mentale, nebbia mentale, possiamo avere debolezza, debolezza agli arti, neuropatie, sofferenze neurologiche di vario tipo, sicuramente anche situazioni algiche. E quindi l'acido alfa-linoleico, e dall'altro lato ci viene segnalato l'EPA, un altro acido grasso molto importante per la protezione antinfiammatoria, soprattutto di articolazioni e anche di vasi sanguigni, pensiamo alla protezione dell'endotelio vascolare, e chiaramente tutta la parte che poi riguarda il discorso anche chiaramente del metabolismo, del metabolismo, del confronto che poi potremo vedere con l'acido arachidonico, perché è molto importante anche andare a valutare che quelle che sono le bilance armoniche fra acidi grassi, fra cui la bilancia importante fra l'EPA e l'acido arachidonico, l'EPA, il DHA e l'acido arachidonico, dovrebbe portare a certi valori che invece dal TSS drive spesso risultano essere alterati, diciamo in questo caso a favore dell'acido arachidonico, e quindi chiaramente ancora di più a dimostrazione di uno stato infiammatorio importante. Il quinto livello che viene rilevato qua è il livello di interferenze elettromagnetiche, che voi potete addebitare sia un campo di disturbo elettromagnetico, ma come anche spiegato molte volte il dottor Stanton, quando trovate una sofferenza dove voi avete degli elementi importanti che per l'attivazione del mitocondrio, e qui abbiamo per esempio il selenio, abbiamo la superossido dismutasi, abbiamo l'acido lipoico, beh, dovete pensare che probabilmente anche questa interferenza elettromagnetica sta stabilendo con la nostra cellula una difficoltà agli scambi di tipo bioenergetico intracellulare. Quindi avremo un sistema che è probabilmente collassato, un sistema che non si riesce ad autoregolare. Gli alimenti che chiaramente potete andare a vedere a pagina 26 sono, e che vedete qui, sono chiaramente, io avendo studiato inglese sia alla scuola media che al liceo, ho difficoltà col francese, per cui voglio dire qualche tipo di cibo qua non lo riesco a riconoscere, però avete come riferimento i cibi, diciamo, e poi l'ultimo avete gli additivi. A questo punto avete dato importanza a pagina 3 e io, Giorgio, mi fermerei un momento a pagina 3 per presentare la clinica del paziente. Cioè a questo punto vediamo se la lettura che abbiamo fatto, e tu sai benissimo che io non conosco questo test, perché è un test che sarà arrivato a te, giusto? Allora, lettura, vediamo a livello di clinica questo signore di che cosa soffre. Allora, diagnosi non certa, fibromialgia, sintomatologia. Allora, dolori all'estremità, soprattutto di notte, al mattino fa fatica a mettersi in piedi e piegare le mani, diarrea, situazione emozionale, stress per divorzio complicato, detto dal cugino che lo accompagna, non ha analisi se non l'affermazione del paziente, avere un indice reumatoide alto.
lavoriamo più. E va bene, più o meno, diciamo, la sintesi che abbiamo fatto è già una sintesi molto, diciamo, che può dare molto valore. Ora andiamo a vedere i singoli fattori. Per esempio, andiamo a prendere, vabbè, vediamo la pagina 4, Giorgio, e sì, poi soprattutto vediamo la pagina 5. Ci vado a dare... Scusate, ma me lo non so perché. Vabbè, ma tanto non fa niente. Comunque, poi chiaramente, se voi avete domande, non ci sono problemi, cioè alla fine. Stiamo facendo una chiacchierata, alla fine voglio dire, io rimango a disposizione, mettetevi, però chiaramente tenete presente che noi già dal prospetto iniziale, no, abbiamo preso già una rete di informazioni importanti. Ora dobbiamo andare a capire, diciamo, andiamo, iniziamo ad entrare dentro la cellula, va bene? Ora vedete qui avete sistema cardiovascolare e ci sta, e sistema immunitario e ci sta. Cioè altri due sistemi accanto ai quattro segnalati che sono in sofferenza. Per cui a questo punto andiamo a vedere pagina 5. Allora, pagina 5 avete un valore di 77. Un valore... Certo che è pazzesco quello che ho visto, che vedo adesso, quando lo dici sempre tu, metallo. Mamma mia, vai. Sì, però diciamo qua avete, vedete? Allora, stiamo parlando di un paziente... che chiaramente ha una sindrome fibromialgica, quindi chiaramente cioè qua c'è da lavorare molto sulla barriera intestinale, poi vediamo successivamente, c'è da lavorare anche, vedete, metalli e radiazioni che si potenziano, cioè quando io ho un metallismo anche l'impatto di elettrosensibilità, radiazioni diventa maggiore. Anche lo stesso mitocondrio, in presenza di metalli tossici, no? Io mi occupo di metallismo dal 2002 e ho fatto anche in giro per la Puglia, in diversi comuni, spesso degli eventi di divulgazione, mi hanno ospitato proprio sedi comunali, in territori che me ora sono tormentati da queste problematiche, le nuove terre dei fuochi, no? L'altro giorno eravamo a Roma, in quel bel congresso che abbiamo fatto, dopo di me parlò il bravissimo dottor Elio Rossi, che è un grande medico nutrizionista, e portò dei dati e fece vedere la carenza alimentare di certi territori. Cioè i territori che erano segnalati più in rosso erano i territori della Puglia, della Campania, della Sicilia, della Calabria, cioè terre fertili, terre generose, terre che hanno dato da mangiare e hanno sfamato milioni di persone con cibi che hanno una diversità, una biodiversità incredibile e uno spessore. Io vivo nella città dove c'è la piana degli ulivi a Monopoli, noi abbiamo, no? Cioè, voglio dire, eppure noi che stiamo combinando e ci stiamo mettendo queste schifezze. E poi queste schifezze le ritroviamo negli uomini. Il problema è che queste schifezze, come i metalli, vanno a finire nelle cellule, vanno a finire a danneggiare il mitocondrio. E qui come indice di danno mitocondriale, poi ci avete il manganese, ci avete il selenio, ci avete la superossidismutasi, ci avete l'acido lipoico. E che cosa vi deve dire di più? Vi deve mettere la foto del mitocondrio, il test? E quindi stranamente questo paziente soffre... Mi fai morire. Vabbè, mi sto riprendendo da una settimana in cui non ho potuto parlare perché avevo... No. Brutta influenza, per cui mi dovete perdonare stasera, ma sta tornando un po' di energia. Vi dicevo, no, nel momento in cui noi abbiamo questi dati, no, abbiamo la B5 che sappiamo che entra in gioco col metabolismo degli acidi dei grassi, cioè, e poi abbiamo il selenio, quindi là c'è un'interruzione anche dell'attività, no, periferica dell'ormone tiroideo, e dove? A più livelli, però siccome c'è anche la superossidismutasi, iniziate a pensare che siamo anche a livello cerebrale, che questa persona ha un'incapacità a produrre neurotrofine, andatelo ad aiutare, gli date quello che volete, gli date la carezza, lo abbracciate, gli date il neurotrofin, il TPP, non vi dico prodotti, però per farvi capire, prendete spunto, vedete la persona. In relazione alla persona, il test vi ha detto: guardate, se potete aiutarlo, questo, visto che c'ha manganese, superossidismutasi, che c'ha metalli tossici, ricordate, i metalli tossici sono tre sedi di espressione, o si accumulano nel grasso,
o si accumulano nel sistema nervoso o nel tessuto connettivo. E chiaramente del tessuto connettivo se la vedono poi con l'osso e si divertono con l'osso. Allora, se questo signore ha il metallo nel tessuto su, stranamente il test vi dice: guardate che c'è una sintesi proteica anomala, quindi probabilmente sta producendo falsi neurotrasmettitori, probabilmente c'è un'interferenza di questo tipo. Andiamo ad aiutare a ripulire queste aree, andiamo ad aiutare, e ci sono delle piante, ci sono delle schede, dei campi elettromagnetici, terapia biofisica, e quello vi potete divertire. Mica vi dobbiamo dare i protocolli. Noi attraverso il test del bulbo vi dobbiamo dare la via. Poi in quella via che volete mettere i ciclamini, volete mettere i petali delle rose che ho io fuori, che sono tutte sbiadite perché sono 4 giorni che piove purtroppo. Mia figlia aveva fatto due piantine per le rose, niente, non è arrivata la primavera purtroppo. Io l'ho chiamata l'altro giorno, ha detto che non può passare. Vabbè, aspetteremo qualche altro giorno. Però vi dico, poi c'è un'altra indicazione, no? Che dobbiamo andare a valutare. 22 è il valore, perché il valore alto è quello, no? Intestino 12, 10 parassiti. E quindi, voglio dire, iniziamo a focalizzare, no? L'attività, diciamo, anche di tipo infiammatorio tossico del microbiota, perché là parla di intestino. E quindi se ci sono parassiti, non è che dovete trovare, uscire dall'intestino i vermi di 2,5 metri, come è successo una volta nella mia paziente quando gli ho dato una cura antiparassitaria. Questa è una maestra yoga di Arese, di un mio studio, e venne da me, dice: dottore, sono depressa. Era la sulfurica, potentissima, cioè enorme, piena di energia. L'unica cosa che era dissociata, perché era, fra virgolette, figlia di separati, e quindi comunque aveva dovuto subire la figlia unica la separazione. E quando io ho iniziato a fare una cura di pulizia, di drenaggio, due o tre giorni dopo mi ha chiamato, ha detto: dottore, scusa, è uscito dall'intestino un ospite sgradito. Mi ha fatto vedere la foto, era all'incirca 1,5 metri, era una tenia, che praticamente da allora la signora praticamente vi invita ogni volta che vado ad Arese, c'è uno splendido ristorante di tipo vegano, e mi invita ogni volta e dice: dottore, ancora che non vieni? Io sono ormai 3 anni che non ci vado e si vede il prodotto, però vabbè, non fa niente. E da quel punto di vista, vi dicevo, avere la barriera intestinale così, diciamo, tonica, no? È così infiammata, così produttiva, perché quando ci sono i parassiti, no? I parassiti che fanno? Producono fuoco, producono cortisolo, cioè stanno infiammando il sistema. Infatti questo signore è un fibromialgico, è uno che ha iperattivato l'ipotalamo, perché nella fibromialgia noi abbiamo un'iperattivazione ipotalamica, non un'ipoattivazione. Cioè l'ipotalamo, dove praticamente che è la sede principale del sistema limbico, no? L'ipotalamo nei fibromialgici è più iper che ipo. Quindi che cosa succede? Succede che quando arrivano tossine parassitarie, questo succede molto anche nei bambini autistici, quando noi andiamo a vedere bambini autistici o bambini che hanno queste problematiche, e quindi riuscire a scoprire queste cose non significa che per forza gli dobbiamo dare un vermifugo, però cerchiamo di andare a rispettare questo come informazione per dare un cambiamento del suo terreno. È chiaro? Nel frattempo ci dà un'altra informazione la pagina di sanità: guardate che dovete stare attento al glutine. E quando vi dice questo, ancora di più vi giustifica quella prima linea di indicazione, sintesi proteica. Vi sta dicendo che probabilmente un intestino siffatto, in queste condizioni in cui si sta privilegiando una condizione di metalli tossici, praticamente sta producendo probabilmente epitopi lineari che stanno convergendo verso una gluten sensibilità. E quindi non è che dovete necessariamente togliere il glutine, ma dovete andare a ripristinare l'equilibrio. E questo vi aiuta, perché altrimenti poi iniziamo a fare tutte le diete di eliminazione massiva e sono spesso pazienti che sono svuotati di energia. E avete visto, c'ha delle carenze vitaminiche. Ok? Se avete qualche altra considerazione sulla pagina 5, se no, Giorgio, passiamo alla pagina 7, che mi sembra qua importante, perché chiaramente, siccome stiamo parlando di un test dove viene fuori intestino,
Cioè, stiamo parlando di una malattia, in questo caso i sintomi che vengono fuori, stanchezza, dolori alle gambe, sospetta fibromialgia, uno stato, fra virgolette, tra il depressivo e l'ansioso, e stiamo parlando di metalli e di barriera intestinale. Cioè, è stupendo questo test. Ci costringe a fare questo. Mentre se va da un naturopata, no, non che non ha S-Drive, io sono formatore di naturopati, non voglio offendere nessuno, e però iniziano a fare, diciamo, delle tecniche solo energetiche e non cercano di tenere presente che dentro questo sistema sta succedendo una guerra, c'è un fuoco attivo, come dice il nostro Mauro Mariani, no? Il body burden, no? C'è in questo signore, che sicuramente sarà collegato a una dissociazione fra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, che sta gestendo male il suo cervello di pancia. Ma questa è comunque una considerazione che possiamo fare all'atere. Ma se io trovo un valore, scusatemi, di 26 su una barriera intestinale dove da un lato ho diversi fattori che stanno disturbando l'ambiente e dall'altro altri fattori che, proprio perché ci sono questi fattori nella prima fascia che stanno disturbando l'ambiente, questi fattori che stanno disturbando l'ambiente stanno svuotando attività importanti di protezione per le nostre cellule, stanno svuotando le nostre cellule. Stanno facendo ammalare quella persona e lo stanno facendo andare verso una malattia cronica degenerativa. Lo possiamo ancora salvare perché siamo ancora in una fase di impregnazione, non siamo in fase di degenerazione cellulare. Per cui è molto importante avere questo tipo di informazioni. E solo questo test, ve lo garantisco, in questo momento ve lo dà. Se mi metti la pagina un po' più grande, Giorgio, perché ho qualche piccolo problema di vista. Ah, ok. Cioè, poi vi dice anche un'altra informazione: emozioni se le gestisce la pancia. Quindi voi sapete che la pancia di questo signore si sta gestendo le emozioni. E quella è un'informazione che vi può aiutare ulteriormente. Va bene? Ora io direi, Giorgio, voglio dire, per essere una prima serata, molto più approfondito, non vorrei andare, se dobbiamo fare poi una seconda, una terza. No, andiamo all'altra. Andiamo ad un altro caso clinico, cioè poi se ci sono domande su questo caso clinico, se no poi facciamo mezzanotte, capito? Sì, io penso, non lo so, ditemi voi. Cioè, va bene così. L'ora di spiegazione che vi ho dato è valido oppure volete che abbasso il livello o alzo il livello? Non lo so, voglio dire, se ritenete che è sufficientemente valido, perché io capisco bene e ci sono amici che hanno S-Drive da poco e posso capire, no? Però uno si supporta anche con l'esperienza clinica e quindi, però io sto cercando di dare, diciamo, la giusta rotazione a tutte le informazioni in maniera tale che accontentiamo un po' tutto. Poi io voglio dire, tutto è migliorabile, però intanto stasera è la prima serata, vediamo di valorizzare i dati così come ci vengono indicati dal test. Andiamo a vedere un altro caso. Allora, questo è un altro caso. Maschio o donna e quanti anni ha questa persona? Dunque, questa persona è una donna. Ok, Luisina, sì, ok. E ti devo andare a vedere un attimo, scusami, ma devo andare a vedere. Vabbè, tranquillo, però la cosa che invece vi voglio far valorizzare da questo dato: quando voi avete intestinale, gastrointestinale, qual è la differenza? Che quando voi avete gastrointestinale dovete considerare tutto l'apparato gastroenterico, cioè dovete considerare stomaco, bile, fegato e pancreas. 66 anni. 66 anni, ok. Quindi voi, diciamo, dovete, puoi tornare alla pagina, cioè nel momento in cui vi dice, perché se uno dice, vabbè, perché quella ha scritto intestinale e poi ha scritto gastrointestinale e che sta a giocare, cioè vuole dire, sembra che dobbiamo imparare la parola intestinale. No, vi sta dicendo che è gastrointestinale, cioè il problema, nell'intestino ci sarà qualche problema, poi andiamo a vedere, ma gastrointestinale, e ve lo sta dicendo dopo, quando ve lo dice dopo, per farvi individuare dove, no? Ve lo dice dopo, se vai Giorgio, al quarto rigo, che cosa vi sta dicendo? Vi sta dicendo al lato, guardate che questo è l'equilibrio microbico che c'ha, è un equilibrio che non va bene. Però vi sta dicendo anche perché qui c'è,
sistema gastrointestinale, intestino e equilibrio. Cioè tu, sì, cioè... esatto, quindi immagina questo che cosa c'ha nella pancia. Però vi dice un'altra informazione importante, metabolismo degli zuccheri, il che voi, essendo questo un test funzionale, dovete subito abbinare a quell'informazione la funzione organica. E chi è che si occupa degli zuccheri? Il pancreas. E quindi vi sta dicendo, guardate che probabilmente il pancreas di questa persona sta ballando un po'. Cioè, che cosa sta succedendo? Vediamo, non sta dando il suo contributo di bicarbonato, non sta dando il suo contributo di enzimi pancreatici. Che cosa vi deve dire più? Cioè, non è che vi può andare a dire che mancano gli enzimi pancreatici o... se inizia a dare tutte queste informazioni, Giorgio, io me ne vado, cioè mi fai trasferire a Marte. Vabbè, mi dai un passaggio con qualcosa. Però voglio dire, non è che ci può dire, cioè, però se ci dice metabolismo degli zuccheri, santa miseria, cioè vuol dire che ci sta mettendo anche in condizioni di dire sì, guardate che in questo ambito c'è anche qualche organo dove c'è una meioprangia funzionale e noi dobbiamo essere bravi poi andare a capire dalla sintomatologia, dall'espressione clinica che cosa c'ha. Chiaro, rispettando anche il fatto che ci ha detto metabolismo degli zuccheri. Ora, nella ruota, al primo posto di nuovo le sfide ambientali, al secondo posto resistenze, quindi microbiologiche, poi al terzo posto gli aminoacidi, al quarto posto i minerali, quindi è un test anche questo abbastanza impegnativo. Se vai avanti con i dati, chiaramente gli alimenti sono sempre da tenere presente, per ora vediamo nelle priorità, al primo posto viene radiazioni, al secondo posto c'è virus, al terzo posto ci sono aminoacidi, al quarto posto minerali, poi alimenti di pagina 26 e gli additivi. È chiaro che qui siamo di fronte a una problematica da un campo elettromagnetico e quindi qua una valutazione di tipo indoor andrebbe fatta, cioè o outdoor rispetto a quello che è l'ambiente dove vive. Cioè chiaramente qua radiazioni, bisogna capire se ha fatto radioterapie, ha fatto raggi, ha fatto, cioè poi non so il paziente, noi abbiamo un'anamnesi per sapere se ha fatto qualcosa di questo? No? Cioè non sappiamo queste radiazioni? Vabbè, non lo sappiamo. Vabbè, lo possiamo. Però ti posso dire un po' di anamnesi se vuoi. Sì, un po' di anamnesi sì, perché capire ormai queste radiazioni che cosa... Alle unghie che si sfaldano, si rompono, sì. Ha passato l'adolescenza nella clinica per disturbi alimentari ed è ancora seguita da un nutrizionista e uno psicologo. Ok. Quindi diciamo soprattutto ha una problematica di tipo psicobiologico da quello che abbiamo capito, giusto? E vabbè, ora andiamo a vedere le varie componenti, perché stavo vedendo gli aminoacidi e quel virus va comunque considerato in una chiave di lettura un po' più ampia. Chiaramente virus può significare niente, può significare tutto in questa condizione, però ora vediamo a che cosa ci stiamo riferendo per quanto riguarda anche gli altri aspetti. Allora, metti giù la sbarra. Ok, allora cistina, glutammina, acido glutammico e istidina. Quindi sono quattro aminoacidi importantissimi che servono, parlava prima dello sfaldamento delle unghie e quindi la cistina, la glutammina con la barriera intestinale, l'acido glutammico soprattutto nell'ambito della neurotrasmissione, è un neuromediatore importantissimo, e l'istidina è un grande mediatore del benessere, in questo caso malessere, della barriera intestinale. Poi a livello di minerali abbiamo cromo, molibdeno, iodio e sodio, anche qui cromo col metabolismo degli zuccheri, il molibdeno comunque un minerale importante soprattutto nell'ambito della detossificazione, lo iodio per la tiroide e il sodio soprattutto per l'energia anche di tipo surrenalico. Quindi abbiamo tiroide e surrene, che sono due minerali di tipo eccitativo, iodio e sodio, e quindi chiaramente la loro carenza funzionale ci può indicare anche una sofferenza a livello energetico. Se andiamo a vedere
la pagina 5, dopo aver passato la 4 per vedere se ci sono anche sistemi collegati, e qui collega praticamente anche il cardiovascolare, no, a tutto il resto. Andiamo a vedere la pagina del sistema immunitario. Ok, quindi qua abbiamo comunque il dato, diciamo, del sistema immunitario. Qua il valore non è molto alto, come vedete. E il caso clinico, questo caso clinico è stato portato da qualche collega che è presente, per capire un po' come possiamo indirizzarci. No, mi sa che no, non c'è. Non c'è. Ok, allora iniziamo a vedere. Il valore 12 è indicativo di barriera intestinale. Quindi abbiamo capito che bisogna lavorare sulla barriera intestinale. Quando io trovo virus da soli, io uno studio dei virus reattivati me lo andrei a fare, comunque, se c'è un problema cronico. Però bisogna capire il problema di questa persona, capito? Cioè qual è un problema di salute fisica o solo mentale, capito? Bisogna capire. Chiaramente la glutammina indica un danno di barriera. Poi abbiamo gli acidi grassi, che bisogna andare anche a vedere, perché abbiamo sia omega 3 e omega 6, e poi come antiossidanti abbiamo sia flavonoidi che polifenoli, quindi diciamo che hanno a loro volta, diciamo, come antiossidanti una grossa validità di tipo antinfiammatorio, ma anche, diciamo, protettivo vascolare e altro. Quindi abbiamo una serie di elementi che però andrebbero poi centralizzati sulle problematiche di questa persona. Se vai a pagina 7, perché comunque pagina 7 deve essere più chiarificatrice, ho bisogno di capire, Giorgio, perché parla anche di equilibrio microbico intestinale. Ebbene, e qua, diciamo, abbiamo un valore di 23. Anche qui, diciamo, possiamo pensare a una sofferenza di barriera, a una sofferenza di microbiota, a una sofferenza, a una sindrome di intestino a colabrodo, ma come minimo si è avuto anche disturbi di tipo alimentare. Però io vi ripeto, cioè quando riporta equilibrio microbico intestinale e quando riporta chiaramente anche metabolismo degli zuccheri con centralità diciamo, pancreatica, io vorrei vedere ora la pagina degli acidi grassi, Giorgio, e la pagina delle resistenze, perché sono due dati importanti, perché capiamo, cerchiamo di capire gli acidi grassi, quali sono, no, vai avanti, vediamo proprio quella degli acidi grassi, perché risulta come fattore omega 3 omega 6, e quali di questi, per capire quali, perché non vengono segnalati. Allora, sono tracciati il DHA e l'acido arachidonico. Allora, anche in questo caso, come vedete, qua c'è una doppia problematica. Da un lato c'è la problematica di, diciamo, squilibrio dell'acido arachidonico, che probabilmente sarà anche collegato a una cattiva nutrizione di questa persona. E quindi bisogna andare a indagare nel mondo del metabolismo della persona, dell'alimentazione, vedere se ci sono anche delle carenze in ambito di, che so, introduzione per esempio di grassi. Allo stesso tempo c'è anche il peso, che so, la massa magra, la massa grassa, cioè tutte queste cose vanno valorizzate. Io non, di questi dati, se non ci sono stati dati, noi, voglio dire, però io valorizzerei questi, vedendo l'acido arachidonico così, allo stesso tempo il DHA un po', diciamo, ipertrofico e consumato, funzionalmente ci sta a indicare sicuramente una maggiore sofferenza anche del tessuto nervoso. Però io andrei a vedere l'equilibrio microbico intestinale a questo punto, per prendere ulteriori informazioni. Vai avanti. Questa persona assume farmaci, Giorgio, da quello che hanno riportato? Non lo so, non lo so. Sembra di no. Andiamo a vedere la pagina dell'equilibrio microbico per vedere come poter lavorare sul microbiota. Allora, la pagina dell'equilibrio microbico. Allora, chiaramente c'è una grossa fetta di virus, guardate. E c'è anche accanto una bella fetta di postvirosi. Cioè, fra virus e postvirus occupiamo quasi metà spazio. Anche le radiazioni non le sottovaluterei. No, no, ma le radiazioni al primo po', ve l'ho detto, al primo po'. A livello cerebrale. Eh sì, ma iniziare a capire dove vive la persona. Però se non abbiamo questi dati, Giorgio, a chi possiamo chiedere? Ecco perché chiedevo se c'era il collega o la collega che ce l'aveva mandato. Perché è chiaro, è importante questo eventualmente per la prossima serata. Se qualcuno manda dei casi clinici, arricchisse anche un po' l'anamnesi, altrimenti noi andiamo in difficoltà, perché io chiaramente la prima cosa che farei
vi posso raccontare uno degli ultimi casi clinici che ho avuto, no? Mi ha chiamato una persona dalla zona del Napoletano per un figlio che aveva un problema di salute abbastanza serio, un giovanotto di 29 anni con SMA. SMA di terzo livello. Le SMA sono le atrofie midollari, no, del midollo spinale. Un terzo livello permette ancora una qualità di vita adeguata, anche se ci sono gravi disturbi. Io l'ho mandato da un collega che fa S-Drive brillantemente nella zona di Napoli, che ha eseguito il test, poi mi è arrivato il test e dava molta importanza all'aspetto di radiazioni. Radiazioni, interferenza elettromagnetica, allora io ho detto non c'era granché, anche se poi c'era anche un po' l'indicazione di virus, post-virus, ho fatto fare anche... Però quello che è venuto fuori è soprattutto quello. Siamo riusciti a migliorare la qualità di vita non solo di questo ragazzo, ma anche del fratello, perché il fratello di 2 anni più piccolo, no? Non soffre più ora di mal di testa, cambiando l'inquinamento indoor. I genitori si sono trovati 2 genitori bravissimi, 2 brave persone, soprattutto la mamma che si occupa di fisioterapia è stata più facilitata nel comprendere le apparecchiature che gli hanno proposto in questo gruppo campano che si occupa di inquinamento. Poi io lascio lo spazio a tutti i gruppi che si occupano di inquinamento elettromagnetico. Io in Puglia anch'io ho dei miei riferimenti. Cioè, voglio dire, al di là soprattutto quando si tratta di andare a valutare l'inquinamento indoor, cioè l'inquinamento indoor è importante perché noi in casa, nella camera da letto, ci passiamo tante ore. Cioè, voglio dire, se uno ha disturbi neurologici, come cavolo si fa a non pensare, come ha detto Giorgio prima, all'inquinamento elettromagnetico o da campi radianti? Però il virus, ricordatevi, in omeopatia, il virus è collegata all'energia del fluorismo. Quindi il fluorismo ha un terreno spesso virale e questa signora, questa ragazza, nella sua manifestazione di, fra virgolette, devianza del comportamento alimentare, ha espresso questa onda energetica che chiaramente, quando noi parliamo di apnei, che cos'è l'apnei? È la psiche che si trova poi nel sistema immunitario. Quindi io uno studio sui virus l'andrei a fare perché se io tutto questo habitat immunitario mi attiva anche dei virus che sono per attività di tipo neurotossico, no? E soprattutto perché il test ha insistito, ha detto intestino, equilibrio intestinale, metabolismo degli zuccheri. Ebbè, considerate che molti virus attecchiscono dove? In molte sedi, per esempio il pancreas è una di quelle sedi. Infatti, molti studi sul diabete sono collegate, per esempio, a riattivazioni di virus. Per esempio, nei bambini ci sono degli studi sui rotavirus o su altri virus, no? Oltre che chiaramente batteri come lo streptococco o anche noi sappiamo purtroppo tossine micotiche possono causare danni pancreatici, perché è una questione di filia, no? E quindi da questo punto di vista io andrei a valorizzare questi dati che non sono pochi, visto le problematiche che presenta la ragazza. Cioè attraverso l'S-Drive, quindi un test semplice, su una problematica così complessa e così, diciamo, degenerabile, io direi che già aver raccolto questo tipo di informazioni, anche dal poco che abbiamo in chiave anamnestica, è già un buon, diciamo, consensus verso una continuazione, una progressione, perché quello deve servire l'S-Drive, ad aprire delle strade. E ci sta aprendo delle strade. E poi il futuro lo conosceremo. Poi daremo i consigli a questa collega o a questo collega che ti ha inviato questo test, Giorgio, in relazione a quello vi farai vedere la registrazione. Però chiaramente io più di quello che ti ho detto non ti riesco a dire perché fondamentalmente siamo anche carenti chiaramente su altre notizie. Poi chiaramente tutta la pagina degli additivi, la si può sempre considerare, cioè va considerato un po' tutto, no? Però chiaramente, siccome qua virus è al secondo posto, cioè al primo posto è radiazioni, al secondo è virus, ebbene, lo dobbiamo tenere in considerazione. Poi queste pagine Vedete, vanno viste. qui ci sono i link che potete aprire per capire le fonti che poi stanno intossicando quella persona. Campi elettromagnetici, cosa significano? Le tossine. Nelle tossine ci sono i metalli pesanti, tutte le fonti dei metalli pesanti, le più importanti, naturalmente.
ci sono le fonti di radiazioni, ci sono le fonti delle sostanze chimiche che stanno intossicando la persona. Quindi qui, aprendo questo link, si apre un PDF e voi potete indirizzare la persona a capire cosa lo stia danneggiando. Quindi se ha fatto radiografie, se dorme in una zona altamente inquinata da raggi gamma. I raggi gamma sono fattori inquinanti, ricordatevelo. Andate a leggere l'Organizzazione Mondiale della Sanità i danni da raggi gamma tellurici, da inquinamento tellurico, da radon. È fondamentale conoscere queste cose. E poi qui ci sono tutte le carenze della persona, quindi potete fargli un indirizzo di cibi da introdurre, togliendo i cibi che ha segnalato che sarebbe meglio evitare. Naturalmente, come diceva prima Bartolomeo, se c'è un problema da basso tenore di glutine, limitare il glutine, eccetera, eccetera. Prego, Barto. Sì, diciamo che ogni test va personalizzato, questo è importante. E quindi raccogliere una buona anamnesi è fondamentale. D'altronde c'è Antonio Coviello, stiamo facendo un bel lavoro per potervi anche dare, speriamo presto, no? La possibilità di avere anche delle schede anamnestiche in maniera tale che se raccogliamo dei dati lo facciamo in maniera abbastanza monomorfa e quindi più fluida in domani per poter elaborare eventualmente con un programma preciso tutti i dati che possiamo inviare da tutte le parti d'Italia, da tutti i 300 e passa punti S-Drive, e questo può essere importante per raccogliere, perché se io trovo fibromialgia sempre, ne so, tutti quei fattori, è santa miseria, cioè abbiamo dei dati, no, come per esempio Giorgio, ne abbiamo parlato anche con col collega, col medico esperto di antiaging, no? Ora non mi viene il nome, che abbiamo trovato Cortellessa. Sì, ma non solo col dottor Cortellessa, ma anche con un altro collega, che praticamente abbiamo visto che quando escono le riattivazioni di Epstein-Barr, spesso insieme, oltre ad avere glutine, intestino, cervello, quindi ghiandola pineale, spesso c'è anche la lisina e c'è il coenzima Q10. Quindi, voglio dire, riuscire a mettere insieme una rete di dati e intersecarli è una delle parti più interessanti di questo progetto. Chiaramente, avendo quello che dicevo prima, l'introduzione, sa, un linguaggio comune di questo test, chiaramente questo linguaggio comune, tenendo presente, come dice sempre Giorgio, lettura semplice. Noi ci ha detto intestino e noi andiamo a vedere l'intestino. Ci ha detto inquinamento, gli dobbiamo dare importanza a quello. Cioè, io prenderei e cercherei di capire come mai quelle radiazioni e devo far andare a studiare. Cioè, voglio dire, perché? Perché se è un problema di recettività, cioè può essere la persona che recepisce perché ha, che ne so, un'aura vuota ed entra dentro tutto il veleno elettromagnetico possibile, fra cui anche radiazioni, e queste stanno disturbando. Se io posso andare a bloccarle, e santa miseria, gli sto aiutando a raddrizzare la salute lo stesso. Stiamo parlando di energia e materia. Cioè, non è, cioè, l'intervento deve essere sempre, come ha detto Giorgio prima, no? La medicina delle 4P, no? Personalizzato, preventivo, e voglio dire, deve prevedere anche la partecipazione attiva da parte del paziente. È fondamentale, perché se non si innesca anche la volontà di autoguarigione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo andare a cambiare cambi elettromagnetici, robe varie. Per cui il linguaggio nostro deve essere sicuramente semplice, ma deve essere, diciamo, orgogliosamente motivato non solo dalla conoscenza, ma anche dalla possibilità di dare una speranza in più, che, credetemi, in questo momento, di fronte a una sanità al collasso, è una cosa veramente potentissima. E quindi se noi riusciamo veramente a creare questo tipo di onda, abbiamo in mano grosse possibilità veramente di creare una nuova visione della medicina integrata che abbia come canale questo. E beh, è importante, perché noi saremo stati sicuramente gli antesignani, ma ne godranno soprattutto quelli che verranno dopo di noi, perché troveranno già tanto lavoro fatto. Assolutamente, Bartolo. Dice una cosa meravigliosa. Ti do un altro caso. Questa è, facciamo una cosa, magari un quarto d'ora, 20 minuti, poi andiamo tutti a letto. Che sì, ma non c'è problema. Io posso stare fino a mezzanotte. A me è importante domani sera, dalle 20 in poi,
io sono fuori dai circuiti. Perché allora, so... allora, donna di 36 anni, la signora vuole fare il test perché il suo sistema immunitario si è debilitato, frequenti funghi della pelle, verruche, fa uso di anticoncezionali, vitamina D nei mesi invernali, sporadicamente antinfiammatori da banco al bisogno. E vai col test? Allora. Ok, scusatemi perché qui devo andare qui, l'ho già visto, eccolo qua. Apro. Pronti? Pronti. Eccolo qua. Eccolo qua. Vai a pagina 3, quindi ricordatevi, partite sempre da pagina 3. E iniziate a vedere, quindi, sistema adrenergico, detossificazione, sonno e sistema immunitario. Insomma, sono quattro componenti molto interessanti, perché da un lato parliamo di regolazione energetica, quindi sistema adrenergico. Dall'altro parliamo di un'incapacità, cioè quando vi riferisce sistema di detossificazione, vi sta definendo un'incapacità. Dice, avete bisogno di aiutare questo sistema a... Bartolo, riattiva l'audio. Bartolo, riattiva l'audio, che ti sei perso. Aspetta, eh. Riattiva l'audio, ecco, vai. Eh sì, eri tu che me l'avevi tolto, Gio. Per sbaglio. Volontariamente, vabbè. Allora, dicevo, quindi leggendo sistema adrenergico, sistema di dosificazione, sonno, sistema vitale, abbiamo quattro convergenze. Cioè, praticamente avete da un lato sistema adrenergico, energia, regolazione energetica, ok? Detossificazione, incapacità. Quindi questo organismo che si sta svuotando è anche incapace di detossicare. Capiamo perché. Perché è carente o perché c'è qualcosa che lo disturba. Intanto, che cosa lo disturba? Il sonno. Quindi durante il sonno non significa che non dorme, può anche non dormire questo paziente o questa paziente, ma durante le fasi del sonno questo paziente non recupera energia. E peraltro come spende? No? Come spende? Attraverso il sistema immunitario. Quindi ci ha dato quattro informazioni importanti per andare a capire come regolare quei disturbi di cui Giorgio prima ha fatto, diciamo, l'elenco. Ora, nella panoramica di aspetti chiave, al primo posto vengono gli alimenti, al secondo gli acidi grassi, al terzo i minerali, al quarto le sfide ambientali. Andiamo a vedere in ambito. Allora, la tabella degli alimenti, chiaramente valorizzerete i dati che sono presenti nella tabella, pagina 26, ma che avete qua. Quindi interferenze elettromagnetiche di questi alimenti che vanno un po' ridotti. Poi, anche qui, vi sta dicendo una cosa importante. DHA e GLA sono due acidi grassi a valenza soprattutto neurotrofica. Quindi, diciamo, ci sta valorizzando l'idea che, no, quando parla di sonno, quando parla di, diciamo, sistema immunitario, quindi infiammazione probabile, abbiamo di fronte una neuroinfiammata, cioè un soggetto che è neuroinfiammato. Quella di prima era intestino infiammato, cioè aveva un cervello di pancia che era infiammato. Sia il primo caso che abbiamo visto, il secondo caso che abbiamo visto. Qua siamo di fronte a una neuroinfiammazione, dove chiaramente anche l'indicazione che dà sonno ci sta indicando una cattiva connessione fra ghiandola pineale e ipotalamo. E quindi probabilmente c'è
qualche disturbo di regolazione a quel livello, che chiaramente può incidere anche sull'immunoflobosi. Sappiamo bene il controllo della ghiandola pineale, soprattutto dei grandi suoi, diciamo, mediatori nella gestione del nostro sistema immunitario, in particolar modo della branca TH1 del sistema immunitario. E quindi gli acidi grassi hanno senso perché devono essere letti in questo caso con questa valenza. E prende ancora più valore la riga sottostante, quella delle interferenze elettromagnetiche, perché le interferenze elettromagnetiche vanno a incidere chiaramente moltissimo sul disordine neuroinfiammatorio. Cioè, se io trovo un sistema nervoso potente, le onde elettromagnetiche mi fanno il sollettico, cioè io le posso prendere, ma se io ho un sistema neuroinfiammato carenziale, che poi esprime la sua carenzialità a certi livelli, la può esprimere, che ne so, a livello ormonale, la può esprimere a livello di pelle, la può esprimere a livello, che ne so, di sangue, vabbè, non lo sappiamo, poi lo vediamo dopo. E poi l'altra cosa, sostanze chimiche idrocarburi. Che cosa vi sta segnalando? Non solo la presenza, ma la incapacità a eliminare. Vi ha detto detossificazione. Quindi quando vi segnala sostanze chimiche, non dovete pensare dovete pensare che quel sistema è in stasi, è in sofferenza, non ce la sta facendo a buttare fuori cose che normalmente butta fuori. E quindi perché? Perché c'è un, diciamo, una sorta di arretramento del sistema, confermato poi da che cosa? Anche dai grandi minerali che sono rappresentati. Qua parliamo di calcio, di silicio, di ferro e di selenio. Cioè, quando vediamo il calcio rappresentato a questo livello, ancora di più potete pensare, e insieme al silicio, dovete pensare fondamentalmente, no, alla struttura dell'osso, no? Ma non solo alla struttura dell'osso, ma al metabolismo del calcio. Metabolismo del calcio, perché il silicio è anche una forma di calcio organico, è il metabolismo del calcio che entra in gioco con vari tipi di funzioni, tra cui quella, per esempio, dell'equilibrio acido-base. Quindi siamo di fronte probabilmente a una persona che ha anche uno stato di acidosi, una persona che si sta anche impoverendo l'osso, una persona che sta probabilmente anche a abbassare il livello di produzione energetica delle sue cellule nervose attraverso un altro minerale che viene segnalato, il selenio. Non dovete pensare solo al selenio epatico, ma in questo caso dovete pensare al selenio soprattutto cerebrale. Perché? Perché il selenio? Perché il selenio è una sostanza che fa entrare molto velocemente l'ormone tiroideo nella cellula. E quindi quando voi trovate selenio, dovete pensare che tre sono le sedi principali dove agisce l'ormone tiroideo. Una è il cervello. Ricordatevi del cretinismo endemico scoppiato nell'area di Bolzano Trento in alcuni paesi, quando c'è stata una forte carenza iodica nella somministrazione delle acque che abbeveravano i popoli di quei territori. E quindi hanno portato alla creazione, alla nascita di bambini con cretinismo. E quindi cervello, perché l'ormone tiroideo è l'ormone dell'intelligenza. Quindi, diciamo, anche quello è importante, cioè non dovete pensare solo perché l'ormone tiroideo, no, è una questione di utilizzo, quindi non dovete dare ormone tiroideo, dovete dare selenio. E se avete degli anziani a cui trovate queste carenze, io ce n'ho ora una in Sicilia che praticamente aveva una forma grave di Alzheimer, e sono dal 26 novembre che l'ho visitata a Palermo quando sono stata lì al congresso, ad oggi mi è arrivato un messaggio della figlia, e fortunatamente stiamo andando sempre meglio. Anche lì gli ho dato del selenio omeopatizzato a piccole dosi, perché la signora era sensibile a tutto. Una donna sulfurica che nella sua vita non era stata, diciamo, equilibrata rispetto a quello che era un potenziale. Ecco perché è importante il bulbo, perché noi nel bulbo possiamo trovare una rete di informazione, possiamo aiutare queste persone a non diventare gli Alzheimer del futuro. Poi su questa persona voi state agendo per il bene suo più volte, quindi sarete più volte premiati, perché non state agendo solo sul problema attuale, ma state agendo sul problema futuro. E questa è la vera valenza del test. E poi voi avete una facilità per poterla rivalutare questa cosa. Cioè attraverso un semplice test ripetuto dopo 3 mesi. E più fortunati di così.
Cioè, che cosa vogliamo più che ci diano a disposizione? No? E quindi, una volta che avete, per esempio, il ferro, che cosa vi sta dicendo il ferro? Il ferro è un minerale fondamentale, non è che ve lo devo insegnare io. Cioè, e quindi ci sta dicendo, guardate che questa persona è un pochettino spenta, è un pochettino, diciamo, non sta sviluppando in pieno il suo livello energetico, sta perdendo un po' di energia sulla linea surrenalica, sta perdendo un po', hai un'incapacità di detossificazione. Poi andiamo a vedere dove la detossificazione. Per esempio, iniziamo a vedere la pagina 5, no? Perché il sistema adrenergico è santa miseria. Quando voi trovate il silicio e quando voi trovate silicio è di grosso supporto al surrene, eh? Cioè parliamo di surrene collegata alla parte yin del surrene, cioè la parte del surrene solido che dà solidità. E quando voi avete una carenza di silicio, non è tanto solo il discorso del silicio collegato ai capelli, è che quello viene al primo posto, è chiaro. Qua siamo di fronte alla problematica del genere e voi dovete per forza aiutarlo, oppure lavorare sull'aiuto, in questo caso anche dell'osso. Vabbè, questo conferma i quattro elementi su cui lavorare. In ambito di indicatori di supporto, il valore più alto sta a sostanze chimiche ed elettrosensibilità. Poi abbiamo un valore di 17 a glutine e grano d'orzo, abbiamo un valore di 11 per quanto riguarda anche in questo caso l'omega 3 e l'omega 6 che abbiamo visto prima. Abbiamo visto prima i due acidi grassi che sono stati indicati. Poi abbiamo chiaramente anche selenio e ferro come minerali, abbiamo il selenio come antiossidante e abbiamo alcune vitamine, soprattutto la vitamina B1 e la vitamina 1, che vengono indicate con valori, diciamo, di un certo rilievo, non certamente preoccupanti, però alla fine la somma di questa pagina è 71, quindi no, 73, giusto? Vedo bene? Sì, 73. Vai alla pagina 5, scusa, alla pagina 7, scusa Giorgio, alla pagina 7. Anche qui vedete, quindi abbiamo scoperto che le sostanze chimiche sono nella barriera intestinale. Una cosa importante, quando avete betaina come marcatore nutrizionale a livello della pagina dell'intestino, dovete pensare anche alla forma, diciamo, cloridrata della betaina, che è quella che agisce soprattutto sulla funzione bilio pancreatica. E quindi non sottovalutate anche questa possibilità. Una bile che non funziona bene dà comunque un cattivo assorbimento di micronutrienti e siccome ci chiede il test di andare ad individuare un fattore di detossificazione fra betaina, che comunque, diciamo, ci richiama questo aspetto, e selenio, che ci richiama alcune funzioni nobili del fegato, dovete pensare che probabilmente se aiutiamo il fegato di questa persona, che non è certamente scollegata dalle cellule nervose, no? A migliorare la capacità depurativa, e vedete che viene scritto sotto anche sistema di detossificazione, probabilmente varrà anche per tutto il resto. Io volevo andare a dare un'occhiata a Giorgio alla pagina degli acidi grassi, se possibile, e poi come ultima la pagina delle resistenze, perché siccome mi parla di sistema immunitario, volevo capire se c'era anche qualche considerazione da fare sulla pagina delle resistenze. Qua avete visto gli inquinanti elettromagnetici, in questo caso sono molto importanti. Cioè, se la persona ha disturbi nell'ambito della sfera neurocognitiva, e quindi, che ne so, disturbi del comportamento, disturbi del sonno, disturbi dello stato dell'umore, disturbi di varia natura, dovete dare importanza a questa pagina. E questa è la pagina, soprattutto perché abbiamo letto nella pagina precedente, nelle pagine precedenti, come anche questa pagina ha la sua pregnanza in questo caso clinico. Se vai avanti sulla pagina degli omega 3, degli acidi grassi essenziali, i minerali ne abbiamo parlato prima, vedete, è santa miseria. C'è un grosso consumio di acidi grassi, soprattutto atrofismo nervoso. Considerate che ci sono molti studi che dimostrano
che la carenza di acido gamma linoleico è molto presente nelle malattie neurodegenerative moderne. Le malattie neurodegenerative, parliamo di demenza, parliamo di Alzheimer, parliamo di SLA e parliamo di altre, quindi chiaramente in questo caso possiamo dargli una mano grossa a questa persona, chiaramente agendo sull'aspetto anche nutraceutico, agendo qui per esempio un prodotto che a Giorgio, no, il Same, deve essere prodotto, deve essere considerato molto se pensate di aiutare una persona così, cioè voglio dire. Poi il DHA, è chiaro che l'alimentazione deve essere anche orientata su queste carenze, però se avete questo tipo di espressione, vi garantisco, guardate alla neuroinfiammazione e quindi aiutate il sistema a compensarsi nella direzione di, diciamo, nutrire quelle carenze che sono non solo funzionali, ma sono anche legate a una rappresentazione sistemica, considerando che in questo caso non solo voi andate a nutrire la parte, diciamo, cerebrale, ma andate a migliorare le regolazioni degli assi che attraverso il cervello cranico governano grosse strutture come sono quella del cuore, attraverso il collegamento cervello cranico cervello del cuore, e attraverso anche il collegamento fra cervello cranico e cervello di pancia. La pagina delle resistenze vorrei vedere per ultima, e così poi lasciamo spazio a qualche domanda. La pagina delle resistenze, così per capire se non è stata sostanze chimiche, cioè bisogna agire su queste, capito? Quindi bisogna attivare una buona depurazione. E quindi, diciamo, in questo ambito, come vedete, c'è una traccia più o meno ordinata dei vari, ecco perché non c'è stato segnalato nessun tipo di problematica, e quindi ancora di più a conferma che il problema sta su, no? E quindi tenete sempre presente l'importanza di valorizzare anche attraverso questo strumento il cervello, le strutture nervose, l'apparato circolatorio, il cuore, tutto l'aspetto metabolico, e quindi dagli organi collegati al metabolismo, quindi fegato, bile, pancreas, a tutto ciò che poi è la sede dove avviene la, diciamo, scelta, la selezione, che è l'intestino, e anche valutare poi tutta la parte dell'infiammazione a più livelli, e quindi vasculoinfiammazione, neuroinfiammazione, enteroinfiammazione, quindi c'è mucoso infiammazione. Quindi, diciamo, tutte queste informazioni possono essere racchiuse nella gestione di tipo proprio adattativo di questo test, cioè nel momento in cui noi seguiamo questa linea di priorità. E questo è molto importante, perché fondamentalmente anche quando vi segnala il sistema adrenergico, come qui al primo posto, io la prima cosa che vado a pensare è al sistema nervoso. Perché fondamentalmente la midollare del surrene, che è quella che gestisce il sistema adrenergico, è una estrinsecazione di alcuni gangli del sistema simpatico. Quindi stiamo parlando di cosa? Fondamentalmente stiamo parlando di tessuto nervoso, e quindi stiamo parlando di regolazione dello stress, e quindi probabilmente siamo di fronte a un individuo che lo stress non lo regola bene. E questa è la risposta finale, e quindi come vedete siamo partiti da un'analisi molto più complessa e siamo riusciti a fare anche una sintesi senza la necessità di dover approfondire, ma semplicemente di raccogliere dei dati, considerando che l'abbiamo fatto, e credetemi, per me è molto faticoso, perché io amo il contatto col paziente, l'abbiamo fatto senza guardare negli occhi il paziente, senza respirarlo, senza sentirlo energeticamente, senza sentire i suoi vuoti e soprattutto i suoi piedi. E quindi immaginate, con questo tipo di strumento, avendo a disposizione anche questi altri elementi, quante altre cose in più possono sorgere, possono crearsi attraverso proprio questo tipo di integrazione, dove chiaramente la medicina partecipativa prevede il paziente al centro della sua malattia, e quindi nella visione antropocentrica ancora di più una grossa saldezza grazie al test S-Drive.
Io vi ringrazio per l'attenzione. Ora rimango a disposizione per le domande. Grazie. A Giorgio. Grazie Bartolo, grazie veramente di cuore. Allora, che cosa vi devo dire? Io tutte le volte che sento interpretare un report dico ma cosa veramente abbiamo in mano e quante cose possiamo fare? Io perché le applicazioni sono infinite, dal supporto, dalla prevenzione, dal miglioramento della qualità della vita. E naturalmente sono a vostra disposizione adesso se volete fare qualche domanda e poi tra 5-10 minuti ce ne andiamo a letto, ragazzi. Dai. Chi è che vuole fare qualche domanda? Vi apro i microfoni. Aspettate che ve li apro. Chat. Ok, potete attivare i vostri microfoni. Chi vuole intervenire? Devo vedere. Giorgio, mi senti? Eccoti. Allora, io volevo... Chi è? Dino, non si sente, Dino. Ecco. Non si sente. Chi sei? Rino Lo Conte, Giorgio. Ah, Lo Conte. Lo Conte? Non c'è. Dove è andato finito? Sa che è uscito. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Vuole intervenire, vuole dire la sua, vuole darci un parere, un consiglio? Se accettano anche miglioramenti via WhatsApp, mandatemi una ciao, email. Sono la Franci. Mi senti? Ciao. Mi sentite? Sì. Allora, sì. Tanto sai che tu, io uso il tuo, il nostro S Drive meraviglioso. Quello che mi ha colpito più stasera è proprio questa carenza di selenio in concomitanza con questa presenza di virus, no? Ovviamente stasera i casi erano carenti di alcuni dati. Probabilmente queste persone avevano avuto il virus, poi avevano avuto problemi pregressi. Però questa carenza di selenio, che è ovviamente fondamentale, tra di noi ce lo diciamo il cell food, perché è ovvio, a me mi ha salvato la vita, vorrei da Bartolomeo che lo spiegasse l'importanza del selenio, ma in 3 secondi, cosa, cioè virus, coronavirus, selenio, perché ci depura tantissimo da questa cosa, perché tutti abbiamo avuto questo problema. Grazie. Sì, diciamo, tu con me sposi proprio con un omeopata quando parli di selenio, voglio dire. Intanto il selenio ha una caratteristica come minerale, un minerale bilanciante. Cioè ha una capacità sia di sintesi e sia di catabolismo. Quindi ha questa doppia capacità. Quindi quando noi andiamo a integrare fondamentalmente il cell food, che comunque è ricco di selenio, che cosa facciamo? Andiamo ad esprimere la potenza del nostro foglietto mesodermico, cioè andiamo a praticamente esprimere la potenza del linguaggio del cuore, perché vai a potenziare, quindi io te l'ho detto da omeopata, poi lo possiamo fare da selenio, che è importante per la selenio-metionina, che è importante per la tiroide, e questo lo sappiamo tutti. Però l'importanza del selenio, quando io parlo del mitocondrio, no, prima ho detto, ma se qua che cosa vi deve mettere? La foto del mitocondrio? Cioè, e poi è chiaro che se avete la foto del mitocondrio, perché vi sta dando 2, 3, 4, vi dà il coenzima Q10, il manganese, il selenio, lo zinco, la superossido, cioè una volta che vi dà questi e vi dà altri elementi, e c'è uno stato ipossico, che ne so, c'è un ambiente intestinale muffigeno, c'è un ambiente intestinale con spore, e che cosa stiamo aspettando a dare il cell food? Cioè, capito? Quindi assolutamente il selenio per un omeopata è una grossa centralità, perché fondamentalmente, e d'altronde, se noi abbiamo i due più grossi sistemi, che sono i due più grossi sistemi di produzione energetica, sono il fegato e il cervello.
lasciando da parte il cuore, vabbè, che vengono gestiti dal selenio, tenendo presente che in mezzo, a livello di ormoni, c'è la ghiandola tiroidea, che praticamente ha bisogno di selenio. E di che cosa stiamo parlando? Ecco. Grazie. Abbiamo una carenza di ambiente di selenio a livello intestinale, si forma il peggiore dei funghi patogeni. La candida. La candida. Che... capito? Allora, da questo test abbiamo tante opportunità di intervenire prima del danno, di intervenire su fattori che vanno a loro volta a essere complementari al tipo di tessuto che sta soffrendo. Bravo. È un grosso vantaggio. Io, guarda, ti faccio un caso clinico dove ho utilizzato Self-Food anche. Mi arriva in stampelle un giovane di 42 anni a maggio in studio, mi arriva su indicazione di un amico, era andato i primi giorni a mare, questo amico c'ha una bellissima spiaggia, dice: perché non si è andato al dottor Allegrini? Lui a gennaio praticamente aveva avuto un danno da vaccino, cioè aveva fatto la terza dose di Moderna, parliamo del gennaio 2022, quindi è passato più di un anno da questo caso, io l'ho visto a maggio 2022. Praticamente questo giovanotto di 42 anni, imprenditore, non era riuscito, aveva avuto dopo la terza dose, il giorno dopo, una paresi agli arti inferiori. Allora, attraverso il test del bulbo, io sai di che cosa le ho parlato? Del danno neurovascolare. E non è che avevamo 47 indicatori, ne avevamo 4, ma io mi sono bastati per poter lavorare su quel tipo di danno e lui ora parla di miracolo, ma non è un miracolo. Perché è un miracolo? Perché se lo confronta alla medicina ufficiale, che nonostante i ricoveri nelle varie neurologie, dove cavolo era stato lui, dappertutto, e dopo che erano stati infilati 7.000 farmaci endovena, dentro il midollo spinale, robe varie, lui ancora non riprendeva l'uso degli altri. È anche giusto che una persona parla di miracolo, ma non dobbiamo arrivare a questo. Dobbiamo iniziare a diffondere una cultura di questo genere, perché non bisogna parlare di miracoli in medicina. I miracoli uno solo li faceva e... è venuto qualche millennio fa a trovarci sulla terra. Il resto, voglio dire, noi siamo semplici esseri umani che ci mettiamo a disposizione di quello che è lo scibile dell'uomo, che non è poco, e che attraverso poi anche questi strumenti prendono e offrono lo spunto per poterci confrontare, poter proprio valorizzare quello che diceva Aristotele, no? Nell'uso del cervello destro e cervello sinistro c'è un'arte che lo valorizza, quest'uso, che è l'arte dialettica. E quindi grazie quello di cuore, Francesca. Quello che facciamo queste serate è questo. Lo Conte, ci sei? Sei riarrivato, Salvatore? Non è che c'è il vento ad Andria che se ne vola, Rino? Ecco, Rino, ci sei? Mi sa che non c'è. Salvatore? Hai il microfono spento, Rino. Hai il microfono spento. Salvatore, eccolo qua. Salvatore, attiva il microfono. È attivato? Sì, vai. Stavo dicendo l'altro caso precedente, il paziente in genere va visto anche nella camera da letto se ci sono dei nodi geopatici, ok? Quello che dicevamo, esatto. Perché certo. Se ci sono dei nodi geopatici, poi magari c'è il telefonino, c'è la radiosveglia, c'è il computer e magari c'è un'antenna fuori, questi sono tutti influssi elettromagnetici che a seconda della posizione del nodo geopatico, in più queste influenze esterne, c'è tutto un raggruppamento di interferenze elettromagnetiche che possono dare questo danno. E quindi noi abbiamo utilizzato per anni sotto il letto la stuoia, io ce l'ho a casa mia, la stuoia, che con dei fili scaricano a terra e in più si neutralizza la carne da letto con un meccanismo che praticamente blocca le interferenze elettromagnetiche. Caro Salvatore, quello che tu dici, io mi sono occupato di medicina ambientale per tanti anni, non come medico, ma come tecnico, e ho portato avanti un discorso anche del microclima ideale, per esempio della ionizzazione, che non ne parla più nessuno, no? Se tu vai a parlare di ioni negativi, non parla più nessuno. Oggi come oggi, l'ambiente che noi respiriamo è scarico di ionizzazione dell'aria. Pensate ai luoghi chiusi dove viviamo ormai 24 ore su 24 e nelle città dove respiriamo è aria inquinata.
di ionizzazione negativa, che è l'essenza, sono le vitamine dell'aria, non ce n'è più. Adesso tu vai a parlare di questo, una volta andavi a parlare di questo con la medicina ufficiale, ti rideva dietro, oggi sono realtà con ricerche scientifiche importanti come i danni da campi elettromagnetici, come i libri che abbiamo pubblicato sulla medicina ambientale dei nodi di Hartmann, raggi gamma e radon. Sono ormai, insomma, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il radon è uno degli elementi più inquinanti e tossici per l'uomo. Eppure in Germania e in Svizzera, prima di costruire una casa, fanno queste rilevazioni. Da noi basta pagare e le case le fai sui fiumi o dove c'è il terremoto. Quindi capite che siamo veramente a un livello del Medioevo. Mentre per il secondo caso, Bartolo, là c'era anche il sonno, quindi c'era tutta un'alterazione della melatonina e quindi del discorso dell'apnea. E io lì uso il rimedio di Pierpaolo, la melatonina zinco selenio, che praticamente mi va a neutralizzare il discorso del sonno e in più tutto il discorso del selenio collegato sia a livello cerebrale che a livello tiroideo. Non so se sei d'accordo. Ma sì, ma poi non è il problema di che cosa dobbiamo usare. Importante avere l'indirizzo ad usarlo, cioè sapere che in quello stato neuroinfiammatorio c'è una ghiandola pineale che non sta compiendo il suo lavoro. Cioè scarico praticamente. Se no come la vai a valorizzare? Certo. Su quali dati? Devi comunque avere dei dati di misurazione? Col test S-Drive ci arrivi più semplicemente. Con la S-Drive, se prima c'era sonno e poi ti scompare, vuol dire che la terapia che hai fatto ha neutralizzato il problema del sonno, che è dovuto proprio a un discorso della pineale. Anche del recupero dell'energia. E di conseguenza anche un discorso energetico di conseguenza. È chiaro, perché se c'è il sistema che è neuroinfiammato, no? E il sistema comunque c'è un problema di detossificazione epatica, per cui quelle sostanze chimiche che là sono rilevate, chi te lo dice che non stanno arrivando a livello cerebrale? No, dal fegato, parte dal fegato, arrivano al cervello. Certo, ebbene, allora, perché funziona il SAM? Quando noi abbiamo il fumo epatico, da che cosa è? Dall'ammonio. Ma non è che esiste solo l'ammonio, no? Esistono tanti mediatori. Quindi quando là parla di sostanze chimiche, è chiaro che se c'è una neuroinfiammazione, tu devi pensare da un lato alla centralina della pancia, dall'altro devi anche pensare a sopra. E quindi devi andare con dei prodotti ad aiutare sopra a sfiammarsi. E liberare il fegato dalla detossificazione. Al seafood same, cioè voglio dire, perché comunque abbiamo questa grande possibilità anche, no? Così come poi se eventualmente, ma poi dipende, poi là entra in gioco la clinica, Rino, siamo medici. Cioè, e dobbiamo poi utilizzare la clinica. Che tipo di sintomi ha il paziente? Certo. Poi se quel tipo di sintomo sta destabilizzando altri sistemi, è chiaro che è importante che riusciamo a collegare il tutto, ma dobbiamo cercare anche una sintesi, perché poi non è che possiamo costringere il paziente a prendere 27 rimedi. Cioè, il discorso del drive che tu ci aiuta molto a fare le questo. Alterazioni che ha avuto il paziente dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, dopo 2 mesi, che praticamente ti scompare il sonno, ti scompare la detossificazione, ti scompare il microcircolo intestinale, e quindi hai anche una prova evidente scritta di quello che ha avuto il paziente. Quindi è una diagnostica ed una terapia mirata su dei dati clinici che sono sul test. E quindi questo è molto importante, perché un po' che tu dici, vabbè, tu hai dei problemi a livello della pineale. Un conto che tu dici, dopo 3 mesi, a parte la sintomatologia clinica, come tu dici, perché il paziente dorme, sta più tranquillo, migliora la concentrazione, cioè tutti i segni clinici, è della tiroide, è a livello cerebrale, e poi c'è anche il discorso della disintossicazione a livello epatico, che ti disintossica anche a livello cerebrale, perché tu sai benissimo, sono tutti organi collegati. E, cioè, la novità del drive è questa, secondo me. Rispetto alle altre metodi. Come tu dici, hai un quarto d'ora di tempo per avere il risultato
e il paziente entra, esce, apri, con la diagnosi e con la terapia. Apri le strade con l'S-Drive. Scusa Salvatore, puoi usare la chimica, la biofisica, puoi usare tutto quello che vuoi, ma S-Drive ti apre le strade. Poi lascia chiaro che ci sono poi dei capisaldi nelle terapie, però volevo dire, tra l'altro tu Salvatore hai scritto anche dei bei libri su medicina ambientale, supporto, tu hai letto che è un libro sull'epigenetica, insomma, sull'inquinamento ambientale, sì. Sul discorso dell'acqua, sul discorso della disbiosi, sono argomenti che noi trattiamo normalmente, diciamo, che entrano nel discorso epigenetico. Sei stato uno dei primi a parlare di intossicazione. Io ho fatto la prima conferenza dell'inquinamento elettromagnetico nel 1995. Cioè, 27 anni fa, cioè mi prendevano per pazzo, dicevano che cosa c'entra sotto macchine, no? Le correnti, i nodi di Hartmann e tutte quelle cose lì. Adesso si può parlare, ma 27 anni fa, guarda Bartolo, vabbè, facciamo, hai capito già, quindi siamo nella stessa barca. Vediamo se ci sono delle altre domande, poi vabbè, andiamo. Chiedo scusa, l'abbraccio. Grazie. Ciao. C'è qualcuno, Giorgio, che vuole chiedere io, qualcosa? Io, Giorgio, posso fare una domanda, dottor Marrone? Sì, sì. Per quanto riguarda l'ultimo paziente che abbiamo visto, no? Che ci ha dato il sonno, sì. Ma è possibile anche che il sonno, invece di avere una carenza, no? Una mancanza di sonno, invece è possibile che dorme tanto in quel caso? Cioè a me è capitato più di una volta lo stesso profilo, sempre sistema adrenergico surrenalico. È un problema al sonno. Parlando appunto col paziente, cliente, invece lui aveva un'azione opposta, cioè lui dormiva tantissimo. Quindi chiedo al dottore, ma non riposava, cioè lui dormiva 10 ore, non riusciva. Quindi in quel caso chiedo al dottore, che è sempre bravissimo nello spiegare il tutto, quale può essere l'aiuto? Cioè gli dobbiamo dare un aiuto a livello surrenalico? No, ma tu, allora, quando ti c'è sonno, poi portate alla clinica, è chiaro. Però se tu pensi, per esempio, alla malattia infettiva, va bene? Pensi alla meningite, no? Uno dei sintomi che ti dà la meningite è il torpore. Stai stordito, stai sempre a dormire, così. E che cos'è che è infiammato? È il sistema nervoso. Quindi che significa? Cioè tu comunque, attraverso quel tipo di indicatore che ti ha dato il test, tu vai a indirizzare la tua ricerca nell'ambito degli elementi che vengono fuori dal test verso una potenziale neuroinfiammazione. A te interessa quello, scoprire dov'è la sede dell'infiammazione, perché potrebbe essere anche che abbia contemporaneamente una neuroinfiammazione e una vascoloinfiammazione, come il caso che ho fatto prima di quel giorno. Muscolo scheletrica. Capito che voglio dire? Cioè, alla fine la riflessione è giusta. Tu potresti avere anche un aumento della fase di sonno. E quello che cosa sta a significare? Sta a significare che il cervello lo recupera. Non recupera velocemente. E quindi gli stimoli ambientali... Muscolo scheletrica. Scusa, dottore. Mi dava il problema muscolo scheletrico. Vabbè, però poi, diciamo, il muscolo scheletrico lo devi valorizzare anche sul discorso che la struttura... delle carenze di minerali può essere collegata a certe componenti, la struttura scheletrica può essere collegata anche ad altre componenti, quindi va letto il test anche da quel punto di vista. Non mangiava proteine, può essere un problema carenziale, può essere un problema di fegato, acidosi, un problema di acidosi, capito, un problema di ipossigenazione, di inversione neurovegetativa, può essere che il soggetto è uno scarico neurovegetativo, è più, diciamo, in una fase di blocco parasimpatico, quindi praticamente non esprime tutta l'energia, la sua energia muscolare. Cioè, voglio dire, possono essere tante le riflessioni, ecco perché S-Drive è una sorta di, diciamo, labirinto, no? Che attraverso la bussola che ti dà il test ti permette poi di avere una rete di connessioni che sono molteplici, dove chiaramente l'indirizzo anamnestico, la clinica, prendono moltissimo valore, capito? È bellissimo un test che valorizza la clinica, cioè per un ex clinico medico come me è un sogno avere, io dico, ma se io l'avessi avuto 28 anni fa, quando ho iniziato a studiare omeopatia, un test del genere,
avremmo cambiato la visione dell'omeopatia a livello nazionale, che è stata invece surclassata proprio perché non siamo riusciti a dare valore a tanti concetti dell'omeopatia che oggi io ritrovo in questo test, che d'altronde è un test con frequenze, così come l'omeopatia è con frequenze. E quando oggi parliamo delle nuove medicine, medicina di segnale, alla fine sono semplici parole. Qua abbiamo uno strumento che permette di avere veramente una rete di segnali che ci dà delle aperture, ci apre certe volte dei varchi, dobbiamo essere bravi noi a seguirli e a dargli il giusto valore, capito? Quindi dobbiamo continuare a studiare, questo sicuro, no? Continueremo a fare queste serate. Mi permetto di dire omeopatia, omotossicologia, apnei, medicina ambientale, gastrointestinale, immunitario. Cioè, mi permetto di dire qualcosa di straordinario. Non so se incominciamo a portare in risalto questo aspetto. Una visione a 360 gradi. Io penso che sia il sogno di qualsiasi professionista di avere l'opportunità di questa visione, no, come una sorta di GPS che ti mette dall'altro e ti indirizza dove andare, cosa fare in maniera prioritaria. Penso che sia veramente il sogno di qualsiasi professionista. Poi la passione che vi ha spinto a fare quello che fate, certo vi farà poi divertire nel trovare il rimedio giusto o il consiglio giusto per il vostro paziente. Però è straordinario, c'è poco da fare. Io mi permetto solo di dire questo, di ringraziarvi insomma della immensa vostra disponibilità. Stiamo facendo tante cose insieme per mettervi a disposizione il meglio. Penso che siate soddisfatti, contenti, anche chi per la prima volta è con noi adesso. Non so cosa ne sei. Guido, cosa ne pensi, Guido? Mi senti, Giorgio? Sì. Allora, guarda, sono veramente affascinato dall'S-Drive. Tu sai che l'ho preso da pochissimo tempo, anche dopo che ho parlato con Bartolomeo Allegrini a Bologna. Mi ha convinto, la cosa mi convince molto. Mi rendo conto che comunque poi saperlo interpretare sarà un bell'impegno, ecco, perché non è poi così semplice da interpretare, se lo vogliamo interpretare bene. Però è una sfida che mi piace portare avanti. Poi l'ultimo pensiero, io e Bartolo domani saremo uniti per cosa che sappiamo noi. Ha un'emozione, poi non sappiamo quale sarà. Ragazzi, a posto siamo. Ragazzi, apro con la bandiera. Silvia, abbiamo anche Silvia tra noi. Silvia, meraviglioso. Silvia, Beppe Azzori, Eugenio Sclausero, Francesca, Mario, Giuseppe, Cesare, grande, Nicola, Antonio, Paolo Comerio, grazie ai nostri collaboratori che insomma stanno facendo un lavoro straordinario, quindi li ringrazio. Grazie veramente di cuore a tutti. Se ci sono, insomma, volete dire la vostra, è aperto il microfono, quindi potete parlare. Io dico di darci la buonanotte e darci appuntamento alla prossima puntata. Grazie a voi tutti di tutto quello che state facendo. Il vostro parere, quello che volete migliorare, quello di cui avete bisogno, insomma, scrivete, date testimonianza di questo S-Drive in giro per il mondo. E, che dire, vi sono grato. Iscrivetevi ai vari corsi, alle formazioni, scuola di alta formazione. Chi non si forma si ferma. Bartolomeo, grazie veramente di cuore per il tuo tempo, per il tuo supporto, e, insomma, per trasferirci e donarci insomma quello che ci permetti di conoscere e di scoprire piano piano.